Arrivare a Canavese con Valerio Mirelli ci sono tre imprenditori, d'accordo, che ci raccontano una storia. Il primo, Valerio, se non sbaglio, è un panificatore, vero? Sì, volevo spiegare, allora tu hai parlato di orgoglio, Paolo, sì. Arrivare a Canavese, praticamente con questo orgoglio degli imprenditori abbiamo svuotato una vallata ed è praticamente tutta qua con noi. Lo vedo, siete numerosi. Volevo spiegare solamente perché abbiamo scelto... Prego. Volevo spiegare solamente perché abbiamo scelto proprio questo posto, perché Rivara Canavese. Molti non lo sapranno, ma questo è, in quanto a numero di imprese, è il distretto industriale italiano con la più alta densità. Pensate, 22 comuni, 22 piccoli comuni, 250 imprese. Non stiamo parlando di negozi, stiamo parlando di grandi imprese con decine, anche centinaia allora, di, Valerio, di dipendenti. Siamo qui per raccontare qualche storia. C'è una storia di un panificatore, ok? È qui vicino a me, il signor Augusto Cassotta. Perfetto. Allora. Il signor Augusto Cassotta per 35 anni ha avuto questa azienda, lui dice ha sempre rispettato le regole, ha sempre pagato tutto, tasse anche al 60% del lordo, e dopo 35 anni, signor Augusto, come si trova? Ho chiuso l'azienda. Mi ha fatto vedere una valigia prima. Ho chiuso l'azienda. 6 milioni che non posso pagare. 6 milioni di debiti. 6 milioni non sono riuscito a prendere, perché non è che io sono evasore, io sono una vittima, perché questi 6 milioni sono diventati, hanno lievito questi fogli, perché da 100 milioni siamo passati a 6 milioni. Cioè, i 6 milioni lo Stato dovrebbe farmele prendere, quando se io ho dei costi nell'azienda, perché se volete ve l'elenco tutti, l'azienda ha dei costi, a parte le tasse del 60%, ma un'azienda ha dipendenti, il trasporto, perché tutte le aziende quello che producono lo devono trasportare. Per lei seguire le regole dopo 35 anni questo è il risultato. Non puoi stare aperto con l'azienda, no, è impossibile. Io io ho 200.000 ore di lavoro, io ho fatto il cinese in Italia e mi ritrovo con un cazzo in culo. E io... Ovviamente abbiamo parlato d'orgoglio. Senta una cosa. Paolo, se vuoi... Non uno, centinaia di Non ce l'ha, come lui, sono. Le parole non brutte non vanno usate in televisione, però, voglio dire, poi si capiscono anche gli stati d'animo che vanno... Mi scuso, ha ragione Zamparini. Io sono stato a Roma, volevo parlare con i vari dirigenti, i politici... Non c'è stato nessuno che mi ha ascoltato. Io non volevo chiudere l'azienda, perché chiudere l'azienda vuol dire morire. Sì. Senta, lei a dove... proposito di... Sì, un attimo, di... Valerio, un attimo, prego, un attimo. Prego, voglio sentire quel signore. Lei dove mangia? Io? L'avvocato Goffi e il parroco del mio paese. Quanti operai hai lasciato a casa? Cioè, lei ora praticamente per mangiare deve rivolgersi a qualcuno, d'accordo? Certo. Ecco, diciamo le cose come ho sempre guadagnato da vivere e da mangiare e facevo una vita discreta, 20 ore al giorno di lavoro. Come ho detto prima, facevo il cinese in Italia, ma questo non è passato, perché comunque negli ultimi anni mi sono mangiato tutto, cioè non c'era possibilità di uscirne, perché comunque questo debito qua, no, io proprio non l'ho cercato, ma praticamente io avrei dovuto incassare perlomeno 350.000 euro nella mia azienda e incassavo la metà, perché la concorrenza sleale, ci sono gli abusivi, cioè, ma cosa mi importa a me? A me non, io voglio essere un onesto cittadino, voglio fare l'imprenditore, e l'imprenditore deve fare l'imprenditore, non può uscire con la pistola, o altrimenti devono liberalizzare le rapine, perché per poter pagare... Vedete, lei non ce la fa più. Debbio, questi sono casi importanti perché testimoniano quello che succede nel nostro paese. Non riesci a pagare. È chiaro, quel che anche 10.000 a Torino, 100.000 casi come questi. A Torino? Sì, dica. Aspetta. Un attimo solo. A Torino? Il panificatore? Sono tutti rovinati perché un chilo di pane nella periferia di Torino costa meno di un gelato. Come si può vendere un chilo di pane al prezzo di mezzo gelato? Cioè, io mi chiedo com'è possibile, come si può pagare tutti, come si può pagare tutto, come?
Bortoluzzi, io vi ricordo un dato di fatto, sì, perché tutte queste testimonianze non fanno altro che confermare una cosa: questo è un paese dove è difficile, praticamente impossibile fare impresa, come si diceva prima. Perché? Perché questo è il paese dove non solo le tasse arrivano al 65-70% per un'impresa, ma attenzione, perché è una cosa bellissima, sì, tu lavori da solo, paghi il 47-48, sì, hai un dipendente, vai al 51, ne hai 18 di dipendenti, vai al 65, cioè viene penalizzato il lavoro. Ma non basta, dov'è? Trovatemi un altro paese, un altro paese come il nostro, dove le tasse mediamente sono al 45%, quelle ufficiali, quelle reali per chi le paga sono al 54,5%, ma dove non funziona nulla, dove i tempi della giustizia per avere una sentenza civile sono dai 7 agli 11 anni, dove lo Stato paga in ritardo. I piccoli imprenditori avanzano dai 70 ai 100 miliardi. Un attimo, che devo andare, non funziona nulla. Un attimo solo, devo andare a Roma, ma prima...